Andiamo a dare un'occhiata alle squallide casupole di questi umili villici. Quello è un villico. Casomai una villica, stupido. Beh, almeno avranno il latte. Una volta dava buon latte, ma ora... È fuori servizio per limite di età. Era la mucca preferita di una famiglia una volta prosperosa. Ora è rosa soltanto. Già, dall'inedia. Tre poveri agricoltori, attanagliati dalla fame, ma ancora vivi, costretti a dividersi una misera crosta di pane, a lottare per sopravvivere, a sopravvivere per lottare. A soprillare e per soggivere, a soggivere e per soprallare. Ma si sentono forse domati? Hanno perduto forse ogni speranza? Sì, tra di essi e la morte non rimangono che pochi fagioli. No, fagiolo al singolare. Almeno ci fossero tre fagioli a testa. No, ci sono tre teste e un fagiolo. Meno male che senza osso. Guardate quell'essere infelice, che lotta accanitamente per non soccombere alla fame. Quel povero mucchietto di ossa e di penne, il quadro della disperazione. Ma Paperino non si arrende, Paperino non molla. Dice che sta meglio, ma sarà poi vero. Ha sofferto troppo. Quale diabolica idea si insinua nel cervello della povera papera impazzita dalla fame? Fermo! No, no! Su, buona, buona, buona la mia stellassa d'oro! Buona! Paperino! No!